a tutti, ben ritrovati al Momento Politico. Oggi abbiamo ospite via Skype Sonia Colombo Regazzoni, nata a Chiasso ma cresciuta a Seseglio in un'infanzia che lei stessa definisce bucolica. Frequenta le scuole dell'obbligo a Chiasso ma davvero amante delle lingue, prosegue gli studi in collegio a Zug e successivamente in Inghilterra. In gioventù, essendo figlia del vice sindaco di Pedrinate, uno dei fautori della fusione con Chiasso nella seconda metà degli anni 70, comincia a masticare di politica. Ha lavorato per 10 anni a Lugano in una società di broker americana. In quel periodo ha lavorato anche un anno negli States, dividendosi tra New York e la California, per poi trascorrere un altro anno a Singapore. A rientro in Ticino viene assunta dalla Camera di Commercio di Lugano e riprende contatto con la realtà politica ticinese. Nel 1996 viene eletta in consiglio comunale a Chiasso, si sposa, nasce il figlio Christian e per 3 anni fa solo la mamma. Dopo questa parentesi rientra nel mondo del lavoro presso una fiduciaria di Chiasso, ma essendo all'epoca sposata con un deputato in Gran Consiglio, che nel 2008 diventa sindaco di Chiasso, continua a seguire la politica molto da vicino. Nel 2016 si candida per il municipio e il consiglio comunale e dice: «Ho avuto il grande onore di essere eletta municipale della mia città, di cui sono orgogliosamente patrizia. In questi anni mi sono occupata del dicastero sicurezza pubblica e del dicastero del territorio. Ambiti impegnativi ma molto stimolanti. Mi ripresento quindi motivatissima a continuare questo percorso. Buongiorno Sonia!» Buongiorno Giacomo! Se non ho fatto errori durante il curriculum, direi che possiamo fare le domande, giusto? Pronti? Perfetto. Allora, alla figlia di uno dei fautori della fusione di Pedrinate e Seseglio con Chiasso, penso sia superfluo chiedere se sia a favore o contro l'aggregazione dei comuni a sud del Mentrisiotto. E suppongo che anche lei sostenga la teoria di un grande comune che possa fare la voce un po' più grossa in quel di Bellinzona. Quindi le chiedo, nel caso andasse in porto l'aggregazione, quale sarebbe la prima richiesta che lei farebbe alla capitale per il Sud Momò? Premesso che non sono una che ama fare la voce grossa, ma preferisce di gran lungo il dialogo e il confronto costruttivo, sono sicura che un comune del Basso Mendrisiotto unito porterebbe solo benefici a tutta la regione e alla sua popolazione, anche perché ci permetterebbe di ottimizzare le risorse che ormai un po' per tutti sono alla frutta. La prima richiesta che porterei a Bellinzona, anche se sono consapevole che non è l'unico partner che dovremmo mettere al tavolo, è quello che concerne il declassamento della nostra stazione ferroviaria. Allora, io ritengo inaccettabile quello che è stato fatto nei modi e nella misura per sopprimere le fermate dei treni a Chiasso. Ricordiamoci che 1/3 del territorio di Chiasso è occupato dai binari, quindi che almeno ci facciano fermare i treni. A parte il brutto periodo che stiamo passando per via del Covid, non è raro sentire anche, tra virgolette, in tempo di pace, lamentele su una Chiasso in via di desertificazione. Se la popolazione le affidasse un nuovo mandato, avrebbe qualcosa da proporre per far rivivere questa città? Purtroppo è vero che Chiasso soffre di un'immagine negativa. Devo dire che spesso questa immagine viene anche enfatizzata dai media, che puntano sempre sullo stereotipo traffico, inquinamento, assistenza. Con ciò non voglio dire che questi problemi non esistano, però non esistono solo a Chiasso. Abbiamo anche cose molto belle che raramente vengono puntualizzate, come un centro culturale di alto livello, un'offerta di strutture sportive importante. Abbiamo il polmone verde del Pens con una rete di sentieri sicuramente invidiabile. E poi comunque a Chiasso si vive bene, perché Chiasso offre tutti i servizi, è una cittadina a misura d'uomo, è praticamente tutta raggiungibile a piedi,
quindi molto adatta alle famiglie e alle persone anziane. Sono consapevole che per la fascia dei giovani adulti possa risultare un po' anonima, questo non lo voglio certo negare. Per questo diciamo che la realizzazione di quanto è previsto alla piccola velocità potrebbe portare, diciamo, un punto di svolta e offrire qualcosa che fondamentalmente non c'è in tutto il resto del Ticino. Ok, quindi secondo lei c'è ancora chi crede ancora in chiasso? E certo, e questo è il bello. Se permette, vorrei portare alcuni esempi. E da dove comincio? Allora, io ho passato i primi 2 anni e mezzo del mio mandato a parlare esclusivamente di Via Odescalchi. Bene, adesso la Via Odescalchi è sotto gli occhi di tutti. Io non voglio assumermi meriti che non sono i miei, però mi sento di poter affermare che grazie a un imprenditore veramente di grande spessore, questa via ha di nuovo un decoro e una dignità come era giusto che avesse. Quindi la collaborazione che abbiamo potuto instaurare con questa persona è, secondo me, un eccellente esempio di come il partenariato pubblico-privato possa portare a risultati fantastici. Poi, restando sempre in zona, sono iniziati da poco i lavori di demolizione dell'ex Fernet Branca, quindi l'insediamento che ne seguirà rappresenterà in fin dei conti la porta sud non solo di Chiasso, bensì di tutta la Svizzera. E sono sicura che il progetto sarà molto soddisfacente. Poco più avanti abbiamo quella che ormai è una bella realtà e quindi la Residenza Tertianum con l'autosilo che offre 250 posteggi. Poi proseguendo arriviamo alla ex Trecor, lo stabile verrà abbattuto, verranno costruite queste 2 torrette che avranno comunque un contenuto ad alto contenuto tecnologico, vale a dire troveremo insediate ditte di digitalizzazione e intelligenza artificiale. Quindi mi sembra veramente un progetto rivolto al futuro. Purtroppo il Centro Valle non ci riserva al momento nessuna novità particolare, con grande dispiacere lo dico, ma d'altronde noi siamo vicini a questa struttura da sempre, però evidentemente è una struttura privata, quindi non è che noi possiamo dire cosa fare o non fare. Di iniziative ce ne sono state diverse in questi anni, le quali però purtroppo non hanno riscontrato l'interesse dei proprietari, i quali proprietari però hanno ribadito la loro ferma intenzione di fare una manutenzione, di mantenerlo decoroso, e questo è molto importante. E comunque colgo l'occasione per ribadire che anche qui c'è il posteggio sotterraneo a disposizione ed è l'autosilo, penso, più buon mercato della Svizzera, perché si può lasciare l'auto per 3 ore pagando solo 1,50 franco. Sono 6 minuti a piedi con i tacchi. E sottolinea con i tacchi. E sottolineo con i tacchi perché evidentemente un attimo più ci Ce la vuole. vedo col cronometro a fare il Sì, percorso. l'ho Ok. Allora passiamo alla quarta domanda. Lei afferma: mi ripresento quindi motivatissima a continuare questo percorso. È una frase che fa trasparire una passione particolare per i dicasteri che ha curato nel suo mandato. Se è così, ha qualche progetto da completare o qualche nuovo progetto da realizzare nel caso fosse rieletta e magari riconfermata appunto a questi dicasteri? Beh, assolutamente sì. Devo dire che questi 2 dicasteri mi hanno impegnato tantissimo in questi 5 anni, ma mi hanno letteralmente conquistata. Qualche problema c'è ovunque, io ho sempre cercato, ed è quello che continuerò a fare, di affrontare le problematiche che sorgono con il dialogo, la
l'attenzione dovuta e la concretezza. Per quanto riguarda i progetti, bene, sì, progetti ne abbiamo parecchi. Allora, dopo la riorganizzazione interna dei vari servizi, porteremo avanti un progetto pilota in collaborazione con la Polizia Cantonale, orientato all'Atteseu, che è il servizio antiprostituzione. Poi vorremmo chinarci anche su un'eventuale riorganizzazione, sempre in collaborazione con la Polizia Cantonale, del servizio inchieste, un po' sulla falsariga di quanto già avviene per il SAD, che è il servizio antidroga. Poi sicuramente proseguiremo con quello che è, in fin dei conti, il nostro fiore all'occhiello, vale a dire la videosorveglianza allargata ai comuni limitrofi, a copertura di tutta la regione. E, beh, mi piace sottolineare che questo è comunque un progetto unico, non solo a livello ticinese, bensì a livello svizzero. Colgo l'occasione qui, per ringraziare i nostri comuni convenzionati che hanno aderito a questa proposta e li ringrazio anche per l'ottima collaborazione che abbiamo avuto in questi 5 anni e che spero di poter portare avanti anche nella prossima legislatura. Allora, ultima domanda, immagino che anche lei abbia un sogno nel cassetto da realizzare per Chiasso. Se ce l'ha, qual è? Allora, sogni nel cassetto, diciamo che ho forse più sogni che cassetti, però secondo me la priorità per Chiasso è un'altra e non è un sogno, bensì è una realtà, anzi direi una priorità. Convincere il cantone ad assumersi il 100% e non solo il 75% dei costi dell'assistenza, così come avviene per tutti gli altri costi sociali, che verranno poi riversati equamente dal cantone su tutti i comuni. Faccio notare che Chiasso paga circa 1.600.000 franchi all'anno, pari ad una percentuale del 7% contro la media cantonale che si aggira sui 3,5%, quindi la metà. Allora, vi lascio fare un conto veloce e anche, diciamo, largheggiante, secondo me Chiasso paga almeno 600.000 franchi di troppo ogni anno. Quindi credo che con tutti questi soldi potremmo effettivamente realizzare qualche sogno. Ok, quindi a questo punto ringraziamo Sonia Colombo Regazzoni per essere stata qui con noi a Chiasso TV e speriamo di rivederci molto presto. Grazie ancora, Grazie mille, Sonia. Giacomo. Bene, allora grazie mille Giacomo per questa opportunità. Chiasso TV è sempre più una bella realtà per noi, quindi è sempre un piacere essere qui. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguiti e spero di rivedervi presto. Grazie mille. E ringraziamo ovviamente i nostri spettatori che ci seguiranno al prossimo politico.